ho abbracciato spesso le cause, chiamiamole ambientaliste, anche se le parole che finiscono in ista sono sempre molto pericolose. Però non sono un talebano, ve lo dico subito, né dell'ambientalismo, appunto, né del veganesimo. È giusto avere un buon rapporto con l'ambiente, con quello che ci circonda, con Madre Terra, come la chiamano gli amici indiani, e come tante culture del mondo rispettano e continuano a professare nel tempo, nei millenni. C'è un rapporto ancestrale tra ogni individuo e la terra dove viviamo. Questo rapporto, soprattutto per chi vive nelle campagne e soprattutto nelle città, scusate, ma anche nel terzo mondo, e a me piace molto viaggiare, e mi rendo conto come nel terzo mondo non esista ancora una vera e propria coscienza di quello che è il valore della natura. Sono stato l'anno scorso, ad esempio, nella giungla indonesiana, a girare un bellissimo documentario con Ras Degan, nell'isola di Sumatra, e siamo andati con ore e ore di viaggio in una canoa assolutamente instabile. Siamo riusciti ad arrivare in un villaggio dove, diciamo, lo stile di vita era assolutamente legato alle antiche radici. Nonostante tutto, il segno della presenza chiamiamolo così, del consumismo, e nonché della presenza della plastica, che purtroppo rimane un punto cruciale del nostro rapporto con la natura e con noi stessi, si sentiva anche lì. Quindi io mi sono messo a parlare col capo della tribù e per cercare di fargli capire che gettare la plastica nel fiume o sulle rive del torrente che correva accanto alla loro casa comune, alla lunga sarebbe diventato un problema anche per loro. Ne è venuta fuori una discussione importante con tutto il villaggio, che è durata anche dei giorni, e evidentemente loro non si rendono ancora conto. Quindi c'è una sorta di rapporto anche con l'informazione e con la consapevolezza. E quindi aggancio a Greta. Cioè, Greta è stata questa, appunto, io la chiamo creatura scesa dalla luna, perché quando io l'ho vista la prima volta nel suo discorso, appunto, al CO 24, quello di Katowice, non so se ho detto la sigla giusta. Mi ha colpito in maniera impressionante la determinazione di questa ragazzina e quello che diceva, che sono poi le frasi che sono riuscito insieme a Luca Chiaravalli, che voglio ringraziare per questa collaborazione appena nata, poi dopo parleremo anche naturalmente di cose musicali. Tra l'altro, rendendomi conto che oltre ai contenuti che lei è riuscita a mettere nel suo primo discorso, infatti fateci caso, qui ci sono solamente le frasi del suo primo discorso di Katowice, non c'è l'ONU. Non so come si evolverà Greta in questi anni, perché è chiaro che essendo così piccola potrebbe trovarsi di fronte a dei bivi incredibili. Sappiamo che, e so perché siamo entrati in contatto con lei, mio fratello l'ha fatto e lo ringrazio, ringrazio Feppe, ringrazio la Sony e tutti quelli che stanno collaborando a questo progetto. La famiglia la segue in maniera molto stretta, è una famiglia di anche artisti, credo, perché la madre è cantante e il padre, non credo, insomma, anche lui ha a che fare con il mondo dello spettacolo, mi sembra di capire. Ecco, il discorso di Greta di Katowice dell'anno scorso è stato veramente impressionante. Greta si chiama la mia prima figlia. Greta Thunberg ha la stessa età della mia ultima figlia. Sono scattate automaticamente dei transfer nei suoi confronti, dell'identificazione.
Quindi quel suo discorso io me lo sono riascoltato più volte e mi frullava per la testa. Mi ha frullato, dicevo, però sarebbe giusto fare un'altra, ne ho già fatte tante, però sarebbe giusto farne un'altra ancora, perché quello che sta, diciamo, il valore aggiunto che è stata la Thunberg nella, verso un cammino, si spera, sempre più allargato di consapevolezza, di rispetto per l'ambiente e quindi verso noi stessi, è una porta importante quella che si è aperta, grazie a lei. Poi il livello reale di consapevolezza dei ragazzi, degli adolescenti, è una cosa tutta da verificare e anzi sarà una cosa che andrà, secondo me, coltivata anche da parte delle famiglie e da parte della scuola, che sono comunque rimangono oltre ai social, naturalmente, che sono la nostra terza famiglia ormai aggiunta, soprattutto per dei millennial. Sarà molto importante che questi tre elementi, questi tre pilastri della nostra quotidianità ormai riescano a trasmettere ai nostri ragazzi, ma perché no, che siano anche gli stessi ragazzi a insegnare ai genitori che avere un buon rapporto con l'ambiente significa avere un buon rapporto tra esseri umani. Una curiosità, visto che io ti ho conosciuto come Diablo, parliamo davvero di tanti anni fa, Diablo 666, volevo sapere cosa ne pensavi dell'impegno invece della Chiesa sul tema ambiente, l'enciclica del Papa e anche il Sinodo dell'Amazzonia che è appena iniziato. Insomma, è curioso come mondi che sembravano apparentemente così lontani ora coincidano, no? Bella domanda, non conosco esattamente l'enciclica, però immagino che Papa Francesco abbia preso una posizione estremamente umana nei confronti del rapporto con l'ambiente e questo naturalmente mi fa piacere, mi fa molto piacere perché una persona così importante, se prende una posizione così ferma, sperando che possa rimanere per molti anni ancora, aiuterà moltissimo a capire a tante persone, se non altro ad aprire la porta verso, verso la sensibilizzazione dell'ambiente. Quindi benissimo, quello che succede in Amazzonia è un omicidio di massa, uno sterminio che parte dall'ambiente ma finisce naturalmente sempre con le persone, come pure i cambiamenti climatici saranno causa, e già lo sono purtroppo, di grandi flussi migratori, anche la distruzione dell'ambiente causerà grandi flussi migratori di persone povere, disperate, che saranno gli ultimi, saranno gli sfruttati, saranno picchiati, come succede purtroppo, sappiamo, nei campi d'accoglienza libici, e chissà in quanti altri posti che nemmeno conosciamo, che non possiamo nemmeno documentare. Bello ieri sera al servizio delle Iene, in proposito. E quindi è tutto correlato, c'è poco da fare. Non è che l'uomo può fare quello che vuole senza calcolare le conseguenze che ci saranno poi intorno a lui. Siamo in un grande cerchio, facciamo tutti parte dello stesso cerchio. Quando scrissi Stesso Futuro nel 2002 intendevo proprio questo.